Ciao ragazze, oggi è stato il giorno della mia laurea. Come potete vedere, questo è il trucco dopo, adesso 9 ore, li vado a togliere. E oggi vado a fare una, a dire una piccola cosina che sto cominciando, o in realtà ricominciando a usare oggi, per far crescere le mie sopracciglia, che io in realtà non le ho mai usato, ho cominciato a usare un po' di tempo, poi mi sono fermata perché le mie soprassedie sono un po' diverse una dalle altre, voglio che crescano di più i peli e li riempa di più per poi fare un design più bello. Qua li ho messo un po' di ombretto perché la mia matita per soprassedie è sparita, non so dove è andata, in che paese, e ho comprato questo qua, però fa schifo, non pigmenta bene. E vado pure a mettere già nel cordino per regalare a qualche amica mia che magari loro gli servirà di più che a me, perché a me fa schifo questo. Faccio una fermatina qua nel video e poi continuo qua con voi che vado a pulire il viso, tutto. Vi faccio vedere a voi cosa li metto, che è una cosa che voi già conoscete tanto, cioè i capelli un po' così perché li ho legati qua sopra e questa parte qua non arriva ancora. Vado a fare tutto, pulire tutto e poi ritorno qua e le dico a voi cosa, perché in realtà qua già non c'è più niente, per qua 40 gradi sudato che ho gotteggiato qua, il trucco è rimasto solo negli occhi, un po' qua nella parte fuori della zona dove ce l'ho il grasso che è qua in mezzo. Ok ragazze, tornato con il viso pulito. E cosa userò nelle mie sopracciglia? Il nostro amico olio di ricino. Olio di ricino. E come lo userò? Così, con cotonetti. C'è un po' di cotone qua nella mia testa. Che messo il tonico, si è appiccicato. Io lo prendo, li bagno. La puntina qua, oppa, e li metto nelle sopracciglia. Dove voglio che nasca. E vado solo a cambiare la mano perché non sono tanto. Mi faccio meglio con questa mano qua. Faccio un po' qua sotto, metto in tutte le sopracciglia, così poi qua questa zona qua di questa è la peggiore, sono pochissimi peli qua sopra che non c'è quasi niente, sempre c'è un buco qua. Come potete vedere, la cosa più bella è che lui lascerà i peli che c'è già, quelli sono fine fine più grossi, che non sappiamo, quello di rissimo fa questo, lascia i peli che c'è più grossi. Vado solo a togliere un po' l'eccesso, un po' l'eccesso, perché non mi piace che mi cade, sai, mentre dormo negli occhi questo qua mi fa un po' di allergia se mi cade dentro gli occhi. Ma qua solo nel sopracciglia non c'è problemi. Per questo che ne uso solo bagnatino qua. Bagno solo un'altra volta, non mi ricordo qual era la base che era bagnato. Sempre attente, così tutte le sere tu li metti nel viso così. E dopo non è una cosa istantanea domani già, ma piano piano tu vedi che le sopracciglia cominciano a nascere. Io conosco una ragazza che ha insegnato questo a lei e lei non c'era niente di sopracciglia, adesso lei già c'è una quantità buona di fili. Io non li metto tanto qua in mezzo, non li metto qua in mezzo, non mettete nelle zone che non volete che cresca un sacco di peli. Quindi li metto qua. In queste zone qua che per me li voglio che
I peli rimangono più spessi, e crescono peli nuovi. E questo, ragazzi, adesso faccio la mia doccia, perché ho già pulito il viso, no? Ho messo questo qua, il mio viso è tutto pulito, e adesso mi faccio la doccia del corpo, no? Vado in bagno e faccio la doccia, io devo lavare tutto il corpo perché il viso già è tutto pulito e idratato. E messo l'olio lì, c'è un brufolino qui che sta bruciando un po', perché ho messo l'acido ieri, quindi oggi lui è un po' più rosa. E un bacione, spero che a qualcuno che c'è questo problema di soprastili li provi a usare. Potete vedere che non è una cosa veloce, però dopo un anno che non c'è nessuno, quasi niente di soprassiedere, può vedere che qualche pelino nuovo, un po' più pieno, rimane le soprassiedere. Un bacione, alla prossima.